6 vittorie, un pareggio e un KO col Cittadella all'Adriatico per un totale di 19 punti. Bilancio a dir poco invidiabile. Non proprio in linea invece il trend esterno. 7 punti in altrettanti incontri disputati lontano dal pubblico amico. 4 pareggi, una vittoria alla Spezia lo scorso 19 ottobre e 2 sconfitte a Palermo e a Perugia. Lunedì prossimo, posticipo della 16ª giornata. Un'altra sfida attesissima dalla tifoseria. Verona, stadio Marco Antonio Bentegodi, espugnato in una sola circostanza. 27 agosto 2011, prima giornata di una Serie B conclusa in gloria dal Pescara di Zeman. Gol di Ciro Immobile, autorete di Ceccarelli, nel finale lo stesso difensore scaligero accorcia le distanze. Nei 20 confronti precedenti 14 sconfitte e appena 6 pareggi. Curiosità, paradossalmente un Verona di pescaresi ed ex calciatori biancazzurri. L'allenatore Fabio Grosso, il DS Tony D'Amico, il responsabile del settore giovanile Massimo Margiotta, che in maglia biancazzurra realizzò il suo primo gol in B proprio a Verona di testa nelle immagini febbraio 1995. Antonino Ragusa e il più fresco degli ex, Alessandro Crescenzi. I tell you what I'm going...